Come riconoscere un buon impasto? Ciao, sono Andrea Di Giglio, chef e pasticcere, specializzato in cucina e in pasticceria salutistica di qualità. Come riconoscere un buon impasto? Un buon impasto che sia dolce o che sia salato. Il buon impasto si riconosce tendenzialmente da quattro caratteristiche molto basiche. Allora, innanzitutto, un buon impasto, quindi finito di lavorare in macchina, deve essere liscio, omogeneo, setoso, e questa è la prima caratteristica. Seconda caratteristica è che tende a fare le bolle, quindi un buon impasto tendenzialmente ha proprio sulla superficie delle piccole bolle d'aria. Questo vuol dire che l'impasto è stato lavorato correttamente, ha inglobato una buona quantità di aria e quindi è stato ossigenato bene. In questo modo l'impasto sicuramente darà un ottimo risultato finale. Terza cosa è che si stacca dalle pareti. Quindi quando si va a lavorare in macchina, tendenzialmente un impasto ben incordato con la formazione di una buona maglia glutinica si stacca dalle pareti molto bene, senza quasi aver bisogno di pulire la macchina, quindi l'impastatrice che andiamo a utilizzare. Il quarto parametro per vedere se si è fatto un buon impasto è sicuramente quello di verificare la maglia glutinica. Quindi andando a prendere un po' di impasto con le mani, magari unto leggermente di grasso che va a scivolare meglio, si va a allargare leggermente la maglia fino a vedere che si forma come un velo, come se fosse un film di plastica, di nylon. Andando a allungare la pasta si vede che si è formato questa maglia glutinica, appunto il glutine, la rete fitta di proteine che è bella tesa, riesce a formare questa maglia all'interno dell'impasto, che poi permetterà, grazie all'aiuto dei lieviti o dei batteri se utilizziamo lievito madre o lievito di birra, riuscirà a formare appunto gas, anidride carbonica all'interno, in modo tale da far sviluppare i nostri impasti. Quindi, riassumendo, deve essere liscio, elastico, deve staccarsi dalle pareti, deve aver formato una buona maglia glutinica e tendenzialmente deve fare le bolle in superficie una volta che si è creato l'impasto. Questa è la base per fare, ad esempio, un cornetto, croissant, un impasto focaccia, un impasto pizza. Quindi, per tutti gli impasti, questa è la regola di base. Se ti è piaciuto questo video, ti invito a iscrivermi al mio canale, mettere un mi piace alla mia pagina Facebook, e se hai qualche dubbio o domanda puoi scrivermi qua sotto nei commenti e cercherò di risponderti. Ciao, grazie.